Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, oggi ho il viso completamente struccato, l'avrete visto anche dal titolo, non vedo l'ora di provare questo prodotto. Oggi proveremo insieme, anzi, questi due prodotti, i nuovi correttori e cipria di Jeffree Star Cosmetics. Oh mio Dio ragazzi, non vedo l'ora di giocare con questi prodotti. Prima di iniziare voglio dirvi che mi sono stati mandati dal sito Maki Beauty, vi lascio come al solito tutto scritto qui in descrizione. Il sito è stato così gentile da darmi uno sconto del 10% per voi, con il codice Maki Giulia, anche questo ve lo scrivo sotto in descrizione così non potete assolutamente sbagliarvi. Lo sconto è valido su tutto il sito, quindi anche sui correttori e la cipria di Jeffree Star, è valido fino al 31.07. Senza perderci in chiacchiere, passiamo subito all'applicazione dei prodotti. Iniziamo ovviamente dal correttore, l'ho preso in due colori, uno è Peach, che è quello che serve per correggere le occhiaie, l'altro è C3. Il correttore è disponibile in 30 diverse colorazioni, il prezzo su Maki Beauty è di 24 euro. Qui sulla scatolina, come sul sito, c'è scritto che è full coverage, a lunga tenuta, ha delle proprietà anti-aging, che ci piacciono tantissimo, soprattutto quando si parla di contorno occhi, e dovrebbe avere un bellissimo effetto opaco ma naturale allo stesso tempo. Le colorazioni disponibili sono appunto 30, ma Jeffree Star ha dichiarato che espanderà il range, sta anche lavorando ad un colore arancione più scuro per chi ha un'occhiaia davvero tanto tanto scura. Questa dovrebbe essere una specie di pesca salmone, come dice appunto il nome. Il correttore contiene il 20% di pigmento, quindi è super coprente, riesce a coprire anche i tatuaggi. Apriamolo subito perché quello che mi interessa tantissimo è vedere come è fatto all'interno. Oh mio Dio ragazzi, il packaging è fantastico, come praticamente tutti i prodotti di Jeffree Star. Sembra lo scettro di Sailor Moon, io quando ero bimba adoravo Sailor Moon e questo è perfetto. Scopriamo anche aprendolo come è fatto l'applicatore all'interno, anche se ho già visto il video di Jeffree Star e di altre persone, quindi so come è fatto all'interno, però voglio vederlo dal vivo. Ok, sembra l'applicatore di un gloss, vi faccio vedere anche questo da vicino e vi faccio vedere anche i due colori swatchati vicini. Devo dire che il packaging è molto bello, però la stellina dà un po' fastidio, non è super appuntita, però se non state attenti potete farvi male, insomma. La prima considerazione che ho da fare è che leggerissimamente si ossidano, soprattutto il pescato. Appena messo sembrava quasi un beciolino, invece adesso sembra già più arancione. Zoomiamo più vicini e iniziamo subito ad applicare questo prodotto. Le mie occhiaie stamattina non aiutano per niente, quindi sarà un bel test soprattutto per il correttore. Inizio mettendo il colore pescato sull'occhiaia, soltanto sulla parte scura. Lo provo a sfumare con la spugnetta e vediamo che esce fuori. Oh mio Dio, è super super coprente. Me l'aspettavo coprente ma non così tanto. E la cosa mi piace, devo dire. Lo metto anche dall'altra parte. Questo colore mi sembra perfetto per una pelle chiara e per un'occhiaia non troppo scura. Vi ripeto, Jeffree Star ha dichiarato che sta lavorando anche sulla formulazione quella più arancione per le pelli più scure e le occhiaie, quelle davvero tipo marroni o nere. Quindi se avete quel tipo di occhiaie, secondo me dovete aspettare, perché questo non è proprio il colore più adatto per voi. Può comunque ingrigirvele. È un correttore super mega coprente allo stesso tempo. Praticamente l'occhiaia è completamente scomparsa. Ovvio che adesso il contorno occhi arancione, perché il correttore è arancione. Vado ad applicare il fondotinta e poi mettiamo l'altro correttore sopra e vediamo che cosa riusciamo a combinare. Ok, questo è l'effetto con soltanto il fondotinta applicato. Ovviamente il mio viso sembra super piatto, mi piace tantissimo che le mie occhiaie sono super corrette, non sono mai così tanto corrette. La cosa bella è che questo correttore mi sembra davvero sottilissimo, è davvero impercettibile. Ne abbiamo messo solo uno strato, quindi adesso andiamo a mettere anche quello illuminante. Lo metteremo anche sui punti centrali del viso, così vediamo come si comporta anche sul viso. Speriamo di aver azzeccato. Sì, il colore mi sembra vada abbastanza bene. Allora, il punto è questo: credo di esserci andata un po' con mano pesante, visto che questo correttore è davvero tanto coprente e non mi stavo ricordando di questa cosa, quindi cercherò di sfumarlo e magari vediamo dall'altra parte se ne applicherò un po' di meno. Ragazzi, si sfuma davvero benissimo ed è super impercettibile. Per quanto è coprente, è strano che non vada a fare uno spessore tipo così sotto l'occhio, rimane davvero impercettibile. Mi piace tantissimo l'effetto che dà. Lo vado ad applicare anche dall'altra parte, guardate che differenza.
Mi piace anche moltissimo che si ha del tempo per lavorarlo, non è uno di quei correttori che appena si mette, ti devi sbrigare a sfumarlo, altrimenti fa un effetto strano con il fondotinta. Assolutamente no, si sfuma benissimo. Trovo che si sia sfumato bene sia nella zona delle occhiaie, sia per il resto del viso. Adesso sembro stranissima e super piatta perché ovviamente non ho più ombre del viso. Prima di andare a ricrearle con la terra e quant'altro, andiamo a fissare tutto con la cipria Magic Star, sempre ovviamente di Jeffree Star. Il colore che ho scelto io è il colore Fair. Il prezzo di questa cipria è di 23,99€ su Maki Beauty. Il packaging è stupendo anche qui, con il tappo lucido. Si fanno un po' di impronte qui sopra, ma a me sinceramente non interessa. Vi dico anche quanto prodotto c'è qui dentro. Ci sono 10 grammi e vediamo insieme all'interno. Ok, l'odore è esattamente come lo descriveva Jeffree Star. Sa tipo di caramella, bubblegum, lo zucchero filato. Al tatto sembra super sottile e super levigante. Visto che della cipria non riusciamo a vedere così tanto come swatch e cose del genere, vado subito ad applicarla e vediamo come si comporta sul viso. Sul contorno occhi la applico direttamente con la spugnetta e sul resto del viso la applico invece con un pennello. Allora, primissime impressioni così a caldo. La cipria mi piace, è levigante, ha fissato bene il fondotinta e non sento il correttore e non sento che tiri particolarmente sul viso. Sì, dà un effetto asciutto, ma comunque è molto naturale. Mi piace un sacco il correttore aranciato. L'unico problema è che credo che questi correttori si ossidino un pochino. Per quanto la mia zona risultasse chiara prima, avete presente? Cioè prima era tanto tanto più chiara, adesso vedo quasi il contorno occhi che è più scuro del resto del viso. Non so se sia dovuto alla cipria che ho applicato o se sia il correttore che si stia ossidando, quindi sicuramente devo provarlo in abbinamento ad un'altra cipria e vedere che cosa succede, o comunque devo mettere meno correttore aranciato perché ci sono andata un po' con mano pesante. Ci vediamo tra un paio di minuti, termino la mia base così vediamo con le ombre come risulta il viso. Ok ragazzi, questo è il risultato con la base terminata. Ovviamente devo ancora finire gli occhi, quindi magari sembro un po' strana senza ombretti e mascara, però potrebbe essere un look super alla moda. Considerazioni che ho da fare: il mio viso è super levigato, quindi penso che questa cipria sia perfetta anche se avete i pori dilatati, può aiutare a farvi sembrare il viso più liscio e perfezionato. Ovviamente questo è il primo giorno che la provo e l'ho provata soltanto su di me, quindi sono soltanto considerazioni. Come al solito, se avete provato questi prodotti, mi raccomando, scrivete le vostre opinioni in un commentino qui sotto, fateci sapere anche se siete curiosi di provarli. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodotti applicati sul mio viso, se vi piace l'effetto, se non vi piace, insomma che cosa ne pensate. Quello che credo stia succedendo sul mio contorno occhi e perché lo vedo così scuro è perché ho messo un po' troppo dell'arancione e l'ho messo anche fuori quando sono andata poi a stenderlo con la spugnetta, è andato fuori anche rispetto alla zona scura. Per questo vi dico sempre, state attenti con l'arancione, predico bene e razzolo male come si dice, state attenti con l'arancione perché va messo soltanto dove la zona è scura, altrimenti vi va a fare un effetto di pelle arancione, perché non va a contrastare lo scuro dell'occhiaia, quindi dà appunto un effetto di pelle aranciata piuttosto che vado a contrastare il colore scuro dell'occhiaia. Spero di essermi spiegata. Quindi quello che sta succedendo è che ho messo un po' troppo dell'arancione che si è andato a mischiare con il fondotinta e ha dato un effetto un po' strano così sul contorno occhi. Quando lo utilizzerò nuovamente starò attenta a metterne poco, perché questi sono dei correttori super mega coprenti. Sì, me li aspettavo coprenti ma non così tanto, quindi cercherò di metterne poco e soltanto dove deve andare. Per il momento sia correttore che cipria mi stanno piacendo tantissimo. Vado a terminare il trucco degli occhi e poi vi faccio vedere il risultato alla luce naturale come sempre. Aggiornamento super veloce per farvi vedere il risultato alla luce naturale. Scusate il casino, ma c'è la strada qui vicino, quindi passano un sacco di macchine e l'audio sicuramente si sentirà un casino. Comunque per il momento sono super soddisfatta sia del correttore che della cipria. Tutta truccata così con l'occhio fatto, l'alone arancione si vede molto di meno e devo dire che questo correttore mi sta facendo impazzire. Vediamo come si comporterà per il resto della giornata, ma soprattutto sono curiosissima di testarlo in altre condizioni, in combinazione con altri fondotinta e con altre ciprie. Ci aggiorniamo tra
circa 3 orette. Ragazzi, piccolo check di metà giornata, scusate la luce ma fa schifo perché fuori continua a piovere inesorabilmente. Ho sparaflesciato il più possibile le luci sulla macchinetta e questo è il risultato, giusto per farvi capire. È pomeriggio ma in realtà è come se fosse quasi notte perché fuori è quasi totalmente buio. Comunque, quello che ci interessa è sapere come si sta comportando il correttore e come si sta comportando la cipria. Non ho fatto altri aggiornamenti prima, sono passate circa 6 ore, qualcosa del genere, da quando li abbiamo applicati. Vi dicevo, non ho fatto nessun aggiornamento perché si sono mantenuti perfetti come appena applicati. Il correttore è lì al suo posto, la cosa che mi stupisce è che è super coprente, ma è davvero sottilissimo sulla pelle, cioè non si vede, anche avendone applicato tanto, non si vede che ce n'è tanto sul contorno occhi. Questa cosa mi piace tantissimo e non è andato per niente nelle pieghette, cosa che a me succede perché ho il contorno occhi che è abbastanza segnato, quindi un po' comunque sempre ci va a finire a metà e a fine, o a fine giornata. Sono super soddisfatta perché la base è come appena fatta, ho fatto anche tipo un sonnellino dopo pranzo sul divano visto che ero veramente stanchissima. E niente, correttore e base viso sono ancora perfetti, quindi per il momento sono super soddisfatta. Penso che a questo punto ci aggiorneremo direttamente questa sera prima che io mi strucchi, e adesso inizio a montare questo video e ci aggiorniamo dopo, appunto, a meno che improvvisamente non succeda qualcosa di strano sul mio viso. Buonasera ragazzi, siamo alla fine di questa giornata. Probabilmente dalla mia faccia e dal mio aspetto si capirà che è stata una giornata molto molto lunga e ancora non è finita perché devo finire di montare questo video e poi finalmente posso andarmi a mettere a dormire, cosa che vorrei fare in questo esatto momento. Comunque, ho tenuto su il correttore tutto il trucco per un sacco di ore, adesso faccio il conto e vi dico anche quanto. Ho tenuto sul trucco per più di 10 ore, quindi abbiamo messo tutti i prodotti alla prova. Questo sarà il check più breve della storia dei miei video test. Non vedo l'ora di giocare nuovamente con i correttori e con la cipria, mi sono piaciuti un sacco tutti e tre i prodotti, che poi alla fine sono soltanto due. Sono super soddisfatta, se pensavate di prenderli fatelo assolutamente perché sono veramente veramente molto molto belli. Vi saprò dire di più una volta che li userò, ovviamente in diverse condizioni, se vanno bene insieme a tutti i tipi di fondotint e cose varie. Vorrei ringraziare ancora una volta Maggie Beauty per avermi mandato questi prodotti e mi raccomando, se stavate pensando di prenderli, ricordatevi che sul sito potete utilizzare il 10% di sconto, che non è poco. Vi ringrazio come sempre per aver guardato il video, ricordatevi di spolliciare all'insù, di iscrivervi al canale e di suonare la campanellina se ancora non l'avete fatto. Grazie per avermi guardato anche oggi, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!